Daniela Merini a Castiglioncello, hai seguito passo dopo passo il torneo di tennis di questo pomeriggio, non hai giocato, non sei sceso in campo però. Ho assistito alla grande vittoria di un grande giornalista come Mario. Grande performance di Mario Tenerani. Mario Tenerani, ho avuto il piacere insomma di assistere a questo spettacolo. Io purtroppo per motivi fisici non ho potuto giocare, se no avrei vinto io sicuramente, però insomma ne... Sicuramente una grande manifestazione per uno scopo nobile, insomma, quindi fa piacere essere presente. Nel nome di Borgonovo, al quale tu eri legato, no? In qualche modo. Ma ero legato, nonostante diciamo ci siamo sfiorati alla Fiorentina, ero legato per il fatto che praticamente era stato lui che mi aveva consigliato al suo procuratore, che all'epoca era Branchini Pallavicino. E quindi dal ragazzo all'epoca di 18 anni ero rimasto colpito che un giocatore importante come era Stefano Borgonovo a quei tempi, insomma insieme a Baggio erano diciamo i due campioni della Fiorentina, avesse consigliato me, comunque un professionista importante come Pallavicino e come appunto come Branchini. E ti mancano poco più di 15 giorni alla chiusura del mercato, quali sono i colpi che ti aspetti, quelli più importanti, quelli che potranno accendere proprio il finale del mercato? Ma ora sui nomi non lo so, ma io credo che l'Inter debba per forza fare qualcosa, sia perché comunque con l'entrata di Toir è chiaro che insomma arriveranno anche credo capitali freschi da poter investire sul mercato, sia perché comunque credo che l'Inter vada rinforzata soprattutto sulle, secondo me sulle corsie laterali che sono importanti per il gioco di Mazzarri. Altri club che si rinforzeranno in questo finale di mercato? Ma io credo che Fiorentina, Fiorentina, Juve, Napoli siano quasi a posto, quindi la Fiorentina gli manca il portiere, insomma a sentire quello che dicono, però poi c'è da vedere se veramente andranno magari a migliorare rispetto a Neto con chi andranno a prendere, però insomma quello sono problemi dei dirigenti della Fiorentina. Io credo che le squadre da rinforzare siano chiaramente secondo me l'Inter e il Milan, quindi credo anche che insomma se Galliani e Berlusconi decidono di muoversi, da qui alla fine qualcosa di bello e interessante possa venire fuori. Qualche squadra dovrà anche prendere un attaccante di scorta, perché poi alla fine pesano dal punto di vista proprio dei gol anche gli attaccanti di scorta. Ma il Napoli, sembra che il Napoli voglia prendere qualcuno, però Matri per esempio, Matri potrebbe essere un ottimo colpo, però andrebbe non so a fare la riserva a Napoli, quindi l'attaccante riserva è sempre un ruolo molto scomodo, soprattutto se prendi giocatori di primo livello, perché non è che vanno volentieri, anche se vanno chiaramente in squadre importanti, a fare la seconda scelta.